Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Eravamo rimasti a Come ti salvo la televisione italiana, quel bellissimo articolo che tu hai scritto qualche tempo fa, che avevi pubblicato sul giornale, no? Questa televisione italiana che in realtà non vuole essere salvata assolutamente, quindi non c'è speranza, secondo me. Per cui io ho cominciato la registrazione, però questa parte qui la voglio anche già mettere, quindi andrà in onda, perché siamo con Silvia Mattioli. Grazie per essere con noi, Silvia. Spazio Eterotopici, c'è un programma, io dico sempre, che non conosce rappresentanza, e tu sei in qualche modo anche lo specchio, no, di questa irriconoscibilità, nel senso che ti rinnovi costantemente, e questa è una cosa bellissima. Silvia Mattioli è un'autrice televisiva, una regista televisiva, ma anche insegnante, perché insegna tecniche televisive, insomma, e del linguaggio soprattutto audiovisivo. C'è da dire che Silvia è stata ed è ancora un'autrice che ha realizzato, io dico sempre, un unicum televisivo, ma poi sono tanti, per cui diciamo che l'abbiamo avuto modo anche di come dire, approfondirlo, come abbiamo detto in avvio in diversi articoli, insomma. Oltre lo spirito del tempo, oltre quello che è ogni autoreferenzialità. Ecco Silvia Mattioli, io sono contentissimo di averti qua. Sono tante le domande che ti vorrei fare. Parto subito dicendoti che chiaramente io non posso che non associarti a un totem che per me della televisione italiana, ma non solo, del giornalismo italiano, che è Antonello Piroso. Avete creato Niente di personale e avete dato vita a un'idea, diciamo, che poi è stata scimmiottata, che è la videosigla. Immagini che vengono chiaramente accompagnate da musica per avviare un percorso, un'idea, un racconto, una narrazione, non solo dell'attualità, ma anche e soprattutto dell'attualità. Ecco, la videosigla oggi la vediamo ovunque, è una vostra idea. Ecco, vorrei capire un attimo com'è nata, poi andiamo ovviamente ad approfondire tanti altri discorsi, però mi piacerebbe, ecco, partire da questa videosigla, che in qualche modo è un elemento che non è stato abbastanza, secondo me, riconosciuto per quello che doveva essere, insomma, a voi, a te in particolare. Allora, innanzitutto grazie Antonio, io gongolo, vedi come gongolo? Gongolo ora. Perché sei, grazie per tutto quello, per le tue parole. E poi mi voglio agganciare all'ultima cosa che hai detto non è stato riconosciuto, come hai detto, è finito, sì, il discorso, perché alla fine, sai, la paternità, diciamo così, ma anche la maternità delle idee spesso viene ostentata da tanti. Poi quando c'è la possibilità di riconoscerlo, molti la fanno propria, ma si dimenticano poi qual è stata, no, l'ispirazione, diciamo così. Io non voglio dire che è stata copiata, anche se è così, però diciamo che l'ispirazione è dovuta a una vostra idea, e molto spesso, ecco, vediamo su queste televisioni mainstream, che io chiamo conformiste, che in qualche modo, no, hanno usurpato le idee e fatto proprie senza... Caro Antonio, i riconoscimenti non esistono, non sono di questo pianeta, i riconoscimenti soprattutto in televisione. Dunque, la televisione è una, è come dire, una sorta di arena, no? Scusa, oddio, non la voglio fare, l'ho detto, perdona, questa la tagli, diciamo, è una sorta di terreno, va bene? Scusa, mi è proprio sfuggita, quindi... Non ti sento. Ci sta, non abbiamo fatto nessun riferimento, dai, la possiamo lasciare. Ok, no, perché non volevo assolutamente citare, però qui, sai qual è il problema? Il problema è che ormai le parole, non si possono più stare nelle parole, certe parole non si possono più dire, perché come dice una parola richiama subito un certo mondo. E quindi no, dicevamo, non esistono riconoscimenti in televisione. Allora, la televisione è proprio irriconoscente, proprio è una sua, non so, posso dire, una sua caratteristica intrinseca, come direbbe
il personaggio, vabbè, insomma, l'intrinseco, no? Per cui non c'è riconoscimento. Guarda, io mi ricordo che quando studiavo all'università ci fu un professore che, parlando appunto di televisione e di comunicazione, ci disse che era una sorta di marmellata, no? Che era proprio una marmellata la televisione. Questa cosa mi è rimasta sempre un po' impressa, no? Quindi io, nel senso che è vero, si spalma. Si consuma e poi ci si dimentica. Quindi noi lo sappiamo, quelli che hanno fatto televisione, che fanno televisione, che sono persone di questo ambiente, se sono abbastanza intelligenti e consapevoli, sanno che è così. Quindi non ce ne rammarichiamo assolutamente. E è la natura, quindi l'irriconoscenza, non riconosce, eccetera. In realtà invece. Ma neanche cerchiamo consenso, non ce ne può fregare di meno, ecco, quindi questo è importante. E poi questo è stato un po' lo spirito poi di Niente di Personale, no? Il fatto che già dal titolo si capisce che comunque era un lavoro che ben fatto da una squadra di persone che credevano fortemente nel progetto di Antonello Piroso e dunque lo spirito era questo, non ce ne può fregare di meno. Lo facciamo perché vogliamo farlo, perché ci piace farlo e perché ci va di raccontare diversamente, con linguaggi diversi, vogliamo sperimentare. Allora, lo sai che c'è anche, che comunque avete dato vita a una televisione che, diciamo così, popolare ma nell'accezione chiaramente più positiva del termine, ma di qualità. Oggi purtroppo quando si associa, no, la televisione popolare, lo si associa a una massa di unità seriali, diciamo, tutte quante in qualche modo divenute degli zombie della televisione. Invece quella era una televisione ragionata che coinvolgeva, parlando tra il serio e il faceto, di argomenti più disparati, quindi c'era la possibilità di, io non dico educare perché molto spesso dice nessuno ha bisogno di essere educato, però chiaramente di alzare il livello e il telespettatore che aveva la possibilità di scegliere, sceglieva una cosa che coinvolgeva ma che alzava anche il livello. Oggi invece sembra che tutto si sia appiattito a una mediocrità che è diventata prassi, ecco, quindi adesso io ad esempio non riesco a guardare la televisione, poi è chiaro che ci sono le dovute eccezioni, ma ad esempio c'è un canale televisivo che chiaramente io vedevo anche dalla redazione, no? In cui lavoravo anni fa, e la mettevo lì e quindi non potevo perdermi un appuntamento. Oggi invece, se posso, la spengo la televisione. È chiaro che in questi anni di crossmedialità è cambiato il linguaggio, ma il Bailam è diventato ulteriore, mentre prima chiaramente si poteva fare una selezione diversa. Io chiaramente sono di parte, ma sono di parte perché ho la possibilità, no, di capire, di voler anche comprendere come molto sia cambiato e purtroppo non sempre quando le cose cambiano, cambiano in meglio. Io volevo anche domandarti un'altra cosa. Ovviamente abbiamo detto che sei un artista a tutto tondo, noi parliamo sempre quando ci sentiamo che si hanno tante vite. E adesso il tuo percorso artistico e lavorativo ha preso, come il resto anche prima, delle strade parallele che ti stanno conducendo comunque in orizzonti interessanti. Ne abbiamo approfondito anche sul giornale. Ecco, tu hai avuto la possibilità nella tua Roma, io dico nella tua Roma perché chiaramente sei romana doc, di dare vita, insomma, oltre ai tuoi percorsi di arte visiva, a questo lavoro, insomma, a Corviale. Me ne vuoi parlare perché comunque non passa mai di moda. Ecco, la cosa bella di qualcosa che appartiene in qualche modo a un classico è che, a differenza delle mode, non passa, rimane intramontabile. Guarda, sicuramente l'esperienza in televisione, che per me è stata lunghissima, perché comunque parliamo di più di 10 anni, insomma, un'esperienza quasi ventennale, è stata lunghissima, è sicuramente stata un'impronta, no? Mi ha dato comunque un'impronta e un modo di vedere la realtà che effettivamente, cioè l'osservazione della realtà effettivamente. Risulta comunque un po' come dire diverso, no? Da chi insomma non ha conosciuto questo mezzo. E io ci sono stata per tanti anni, quindi in qualche modo ne sono stata influenzata. E quando ho prodotto Le Eumenidi a Corviale, in realtà questo è un lavoro, è un work in progress, perché è cominciato
a cavallo tra, ci tengo appunto a dirlo, a cavallo dagli anni 90 e il 2000, no? E in quel periodo c'era una grande rivoluzione, che era la rivoluzione tecnologica, era in corso, no? Era in luce la rivoluzione tecnologica e digitale, per cui in televisione noi eravamo ancora con, ovviamente con l'SP, eravamo ancora con il Betacam, però si cominciava a lavorare, ad avere insomma, a lavorare tecnicamente, cominciavano le prime sperimentazioni, quindi si andava verso comunque il digitale, no? Tra l'altro la 7 fu una delle prime TV nazionali a usare il Betacam digitale, quindi quando io arrivai alla 7 c'era il Betacam digitale, quindi sempre su questo molto, molto sulla cresta dell'onda, molto innovativa come TV all'epoca soprattutto. E quindi l'osservazione della realtà non era più come dire, analogica, cominciava a cambiare. E io feci in quel periodo con questo lavoro che usai un po' l'anello di congiunzione tra, ovviamente io come regista sono attratta anche dalla tecnica, no? Quindi da tutto ciò che è la produzione dell'immagine. E quindi sperimentai insieme a un amico operatore, insieme a un amico appunto cineoperatore, un nuovo sistema che in quel momento andava, che era opposto alla Sony, no? Scusa se vado su questi tecnicismi, ma c'entra. Fai benissimo perché la forma poi, come sai, equivale forma e contenuto, no? In qualche modo si equivalgono, quindi. E quindi scoprimmo che, cioè, insomma, scoprimmo, c'era in quei periodi un sistema di riproduzione video che si chiamava, che poi ovviamente poi è stato soppiantato dall'HD, ovviamente, no? Ancora non c'era l'HD, quindi questo sistema si chiamava DVC Pro, no? Questo è solamente veramente per intenditori questo discorso. Però era un po' l'anello di congiunzione tra l'analogico e poi quello che diventerà appunto l'HD, no? Che poi c'è stata, insomma, qui abbiamo altri discorsi, ma non ne voglio fare. Però io sono rimasta impressionata da questo sistema, che ovviamente non esiste più, e che è stato, tra l'altro era Panasonic, non è che perché voglio fare pubblicità, non c'è proprio bisogno, però era un sistema che aveva solo Panasonic, quindi addirittura neanche la Sony ce l'aveva. E quindi lavorammo, io andai a fare questo lavoro con questa videocamera, che aveva che ha una riproduzione, insomma, all'epoca era eccezionale, insomma, no? Se ci pensiamo, ovviamente quelli che sono addetti ai lavori possono capire. E io da questo lavoro video, che si chiama appunto Appunti per le mani di Accorviale, perché l'idea mia era di riproporre le Eumenidi di Eschilo a Corviale, che è un quartiere, spiego che cos'è Corviale per tutti i telespettatori ovviamente che non vivono a Roma. Corviale è un quartiere che sta a nord-ovest di Roma, non è neanche così periferico come si scrive, non è neanche così periferico, perché è addirittura semicentrale invece, se ne vogliamo proprio, perché forse i giornali dicono quartiere degradato, la periferia di Roma, non è così periferico, ve lo posso assicurare. Cioè la periferia di Roma è un'altra, questo è un quartiere semiperiferico, perché è vicino poi alla Portuense, quella che poi porta a Trastevere, quindi insomma volendo ci si arriva facilmente pure a Corviale. Ed è un quartiere che fu costruito alla fine degli anni 70 perché voleva riprodurre un po' quell'idea concettuale di Le Corbusier, che era appunto diciamo, di proporre un nuovo modo di abitare, che era poi la ricerca concettuale e filosofica di Le Corbusier e di tutto quel periodo, no? E quindi anche a Roma si vuole, io non ci credo, cioè io credo che magari nell'intenzione dell'architetto sicuramente c'era questa buona volontà, però poi io credo che nell'intenzione degli amministratori non c'era, non gliene, cioè secondo me non gliene poteva fregare di meno agli amministratori di pensare a un nuovo modo di abitare, cioè loro sinceramente secondo me hanno solo speculato come sempre, no? Come sempre è stato fatto, quindi anzi probabilmente hanno preso così a prestito l'ideologia Bauhaus, se vogliamo, per la poetica, anzi scusate, Bauhaus, per creare poi un quartiere dormitorio e assembrarci, capito, a proposito, le persone, no? Con un alveare.
Però, diciamo, il principio architettonico, quello vero, quello concettuale, secondo me era vero, ecco appunto, che poi gli amministratori, insomma, non credo che credessero in questa questione. E in realtà fu un fallimento perché mentre l'unità di abitazione di Le Corbusier a Marsiglia ha una sua estetica, una sua bellezza, una sua identità, tra l'altro un posto meraviglioso, vi consiglio, se andate a Marsiglia, di visitarla. L'unità di abitazione di Le Corbusier, e a Roma invece, come al solito, è venuta fuori una robaccia. E questa cosa però purtroppo sta lì. È lungo circa 1 chilometro, i romani lo chiamano il Serpentone, ed è, non so, io c'ho un'opera qua, se vuoi la stacco dal muro e te la faccio vedere, oppure ti mando poi so, ti posso mandare delle Facciamo immagini. correre così, no, ma è importante anche quello che hai detto. Vedi come tutto poi si riannoda, perché tu chiaramente fai anche riferimento spesso, no, alla politica, nel senso che deve stare fuori, soprattutto chiaramente dall'arte e dalla televisione, perché poi è chiaro che c'è una contaminazione negativa della politica, perché ad esempio un artista non potrà mai essere libero di poter esprimere una propria opinione perché diventa schiavo, no, di una determinata corrente. Nello stesso momento, quando si fa televisione, non si può pensare di essere, come dire, ancorati a, non dico un'idea politica, ma a un partito politico, perché poi i risultati, appunto, come dicevamo, sono quelli che stiamo vedendo. È chiaro anche. Sono quelli di Corviale, no? Perché lì pure insomma, hai toccato un tasto, Antonio, un tasto falso, come direbbe il Manzoni. Hai toccato un tasto falso perché hai toccato, cioè, non possiamo, purtroppo nel nostro paese non c'è possibilità di essere svincolati dalla politica, né in televisione, né nell'arte e né appunto, nelle. E Corviale ne è un esempio, ecco perché. Ecco, ma lo sappiamo bene, ecco, ma chiaramente poi spazi eterotopici è anche questo, non riuscire ad analizzare delle situazioni che sovente non vengono discusse. Perché? Perché purtroppo qualcosa può favorire o, come dire, sfavorire qualcuno. Quando non si hanno santi in paradiso e quando si è, come diceva Carmelo Bene, in un deserto, no? La libertà purtroppo è un deserto. Abbiamo la possibilità di parlarne, però chiaramente con quel pizzico di amaro che in qualche modo dà anche gusto, no, alle cose negative della vita. Io vorrei anche aprire un'altra parentesi, un altro discorso. È chiaro che ogni ragionamento che noi facciamo avrebbe veramente meritato una puntata a sé, una puntata anzi molto lunga. Purtroppo noi abbiamo dei tempi che dobbiamo rispettare anche perché andiamo online e purtroppo il mondo dell'online è, no, per quanto noi ci possiamo sforzare, no, a non creare una cosa alternativa per forza, ma un punto di vista differente, il mondo dell'online è spesso crudele. Io vorrei aprire un'altra piccola parentesi prima di salutarti, perché tu, oltre a capovolgere, no, in senso positivo il sistema anche artistico corrente, capovolgi anche quello che è il sentire comune rispetto a temi importanti, come ad esempio quello del mito femminile, creando chiaramente dei percorsi, io dico innovativi, ma dei percorsi originali, certamente, ecco. Sì, ti ringrazio, mi fa piacere che l'hai ricordato perché poi una delle cose di cui mi sono occupata quando poi ho cominciato a fare meno televisione e più immagine è stato quello appunto del rivisitare miti femminili in chiave ovviamente con la mia visione personale delle cose. Vabbè, io non lo nascondo e mi ispiro molto a Cindy Sherman che è una performer americana, una grande fotografa, artista americana. Che lavora molto con l'immagine femminile, quindi come l'ho conosciuta al periodo che sono stata a New York, ho conosciuto la sua opera, ne sono rimasta profondamente influenzata, però ti sto parlando di circa quasi 20 anni fa, insomma, non voglio dare troppe date. E da lì, appunto, io sono fondamentalmente mi sento una performer, non mi sento altro, per cui le mie sono performance, quindi non sono né una pittrice né una fotografa, vabbè, ho una formazione da regista e quello senza.
dove ho avuto modo di essere poi ospitata. Credo invece che siate all'avanguardia. Siete degli avanguardisti. Senti Silvia, io ti ringrazio. Abbiamo purtroppo avuto poco tempo, perché è chiaro che noi siamo oltre i tempi televisivi, perché, come dire, siamo oltre innanzitutto, però purtroppo, sai... sono contentissimo. Ovviamente che sei sempre puntuale e poi hai sempre questa visione così lungimirante. Io ti ringrazio, perché sei uno che sa guardare oltre sempre, quindi mi fa bene. Aggiorneremo e torneremo su tutti i tuoi percorsi, perché chiaramente sono tanti e niente, io ti seguirò con muta ammirazione, come si dice, guardando veramente sempre oltre, ma avanti, va bene? Io ti abbraccio, abbraccio te e saluto la tua splendida terra, dove spero prima possibile di venire a lavorare, sinceramente. Sarà così, succederà, lo faremo accadere. A tutta la Calabria e a tutti i calabresi. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.